Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi finalmente riprendiamo la nostra avventura all'interno di Siberia The War Before. Allora, avevamo avuto una bella, tra virgolette, anzi tra grandissime virgolette, chiacchierata con la nostra sempre virgolette migliore amica, quella che era andata a letto con il nostro ex e adesso fa la santa. E la chiacchierata non era andata assolutamente bene, abbiamo avuto un sogno in cui ci ricordiamo in nostra madre, un'altra simpaticissima persona, e abbiamo visto un po' che questo carillon che abbiamo è nella nostra famiglia da molto tempo, anche se non abbiamo capito a chi appartenesse, quindi c'è sempre la probabilità che la ragazza di cui vestiamo i panni quando andiamo nel passato sia legata in qualche modo alla nostra famiglia, e adesso dobbiamo andare alla scuola di musica per trovare altre informazioni. Ora, prima di continuare, un poco di lagnanza, perché voglio dire, siamo nel 2022, cioè, tutto il mondo streama, ti pare che devi mettere le musiche col copyright? Allora, già Star Wars per esempio, bellissimo giocarlo senza musica, ok, ma pure qui dico santa miseria, già non è che sia un titolo che tutto il mondo conosce, però la gente lo streama, no? Non mettere, cioè, almeno fai delle musiche che non vengano colpite dal copyright. Tra l'altro, visto che già un paio di video erano stati segnati come ovviamente non adatti alla monetizzazione, che ovviamente lo sto monetizzando, però per un futuro non si sa mai, dovessi fare milioni con Siberia, ho pensato, ben dico, lo carico prima, risoluzione di cacca, così vedo se me lo colpiscono i copyright, col copyright. No, tutto perfetto. Quando lo ricarico, lo pubblico tutto bello, ah no, reclamo di copyright. Ma porca miseria, cioè voglio dire, ma manco caricandolo prima, poi me lo segnate solo quando lo carico bellillo, bellillo lì, tutto bello in alta definizione, eccetera. Vabbè, quindi cercherò più o meno di cambiare le musiche quando me lo segnano, quando parrà a me che siano musiche che potrebbero essere colpite da copyright, se no no, perché veramente è una rogna infinita. Veramente è una rogna infinita, perché dover star lì a ricaricare, a rimettere, ricambia, rifai, mamma mia. Che erano, che ritornano, che ridiventano, cioè, vabbè, dico, 2022, ancora non hanno capito che magari non è il caso, o magari nei giochi togliete il copyright, io che cavolo ne so, ho trovato una maniera, cioè avete tanta gente intelligente, ho trovato una maniera per non stare a far perdere veramente mille anni alla gente che sta a fare i video. E dopo questa simpatica lagnanza andiamo. Allora, dobbiamo prima parlare con Frau Wagner. Come missione bonus. Demoiselle Lenny told me the Music Academy is near the musical square. Maybe Frau Wagner can tell me more. Tra l'altro mi sa che l'altra volta mi hanno colpito con il copyright anche una canzone sostitutiva che ho scelto da quelli di YouTube, quindi sarebbe veramente il massimo, eh? Ah, signore. Oh, hello. Ah, oh, Miss Walker, did you sleep all right? Fine, thanks. Now, is there anything you need? I'd like to go to the Music Academy. Can you tell me how to get there? You just need to take the tram northbound to the Musical Square. Is there anything I should know about the Academy? To tell the truth, it's a little glum nowadays. Especially when you think it was once the jewel of the town. The students came from all over the world to perform on the Musical Square, you know. Pity. It's since lost its panache of old, through lack of students and memes. And memes? Everything seems to link the person I'm looking for with the Second World War and the rise of the Brown Shadow. Terrible times were those, my dear. Especially when Wagen was occupied after the annexation of Ostertal. Thank God I was born just after the liberation. I see. But I guess you had to grow up with the after effects of those events. Oh yes, dear.
There was a kind of conspiracy of silence where everyone suspected each other, even their close friends. Did any of them collaborate with the enemy? And if so, was it through like-mindedness or simple cowardice? Were they responsible in one way or another for the arrest or death of a family member? I must have been awful. A terrible time, really. Well, the person I'm looking for is from the same generation. You'll just have to hope she managed to survive the madness then. I went to the Silberspiegel Refuge yesterday. Oh, magnificent. I won't disagree with that, Miss Walker. Those mountains are the pride of the town, just like old Lenny. Lenny is highly respected in Vaughan because she was a resistance fighter during World War II, right? Well, I heard about it when I was at the refuge. Lenny Renner might be a grumpy old spinster, but to us, she's still a heroine. Pity the same can't be said of her father, though. Still, everyone has their cross to bear, as they say. What do you mean? No point gossip-mongering. The war was a dark time in Vaughan for everyone, see? Best not stir up old memories. No, mo voglio sapere. Che ha fatto il padre Well, Lenny? I guess I should get going. Thank you for your time, Frau Wagner. Feel free to ask if you have any more questions. Ok. Comunque, invece, giusto per non lamentarsi e basta, dal lato positivo devo dire che sono particolarmente contento del fatto che mio padre si sia veramente appassionato a questa avventura. Perché effettivamente è fatta molto bene, probabilmente è il miglior capitolo fino ad ora di Siberia. E dato che nonostante la sua età avanzata, no, non è neanche così tanto vecchio, continua a giocare al computer, a leggere i libri di The Witcher, sono veramente contento che gli sia piaciuto anche questo gioco e se lo sta, si sta divorando i video che escono, calcolando che non ha mai visto un altro degli altri video che ho fatto. E ha ragion veduta, perché sono strategici, magari lui poi si addorme. Invece questo gli sta piacendo tantissimo, soprattutto dal punto di vista grafico, perché, come ho già detto migliaia di volte, è veramente stupendo. Allora, qui. Viaggiamo. Vediamo quale altre stupende location ci mostreranno. Tipo, questa musica sarà protetta da copyright? Non lo sapremo mai. Boh, forse, sì, no, la devo cambiare, no, non si sa. Che ce lo segnassero. E ancora non abbiamo trovato Oscar, eh? L'ho visto continuo, eh? Adesso me lo ricordo sempre, voglio vedere se ci fanno vedere qualcosa. Vedi? Ah, mi ricorda i tram di Roma. Quelli vecchi. Quando ero piccolo ce n'era ancora qualcuno vecchio. Adesso ovviamente non ci sono più.
E non è che sono così vecchio, eh? È che per tanto tempo, visto che funzionavano, li hanno tenuti in servizio. E poi non è una cosa brutta essere vecchi, perché viene dal greco vecchieus, che vuol dire saggezza. Altrimenti lui muore. Questa è un'altra citazione poetica. Ok, usa introspezione prima di andare all'accademia. Dove ci introspezioniamo? Questa ci sta seguendo, stava sul tram con noi. Looks like this district has been more modernized than the antique shop district. Ah, adesso andiamo, vedi? Andiamo a vedere le iniziali che avevamo lasciato all'inizio gioco sul cemento. Però mi hanno fatto bene sta parete, eh? Una cosa tanto semplice, però realizzata veramente, veramente con cura per ogni dettaglio. Probabilmente introspezione lo dovremmo utilizzare lì nel vicolo. No, un negozio di roba vintage. Ci compriamo la giacchetta? Ci abbiamo una lira. Vai, fai shopping, Kate. No, 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 questa sì, questa no. Oscar! La musichetta. Ragazzi, spezzo le braccine. The hell? Put me down! Oscar? Bet you can't catch it! Don't you dare! Put it down! Right now! Alright then. Oscar! Che obbediente. Are you alright? I had a bit of a bumpy ride, but... I am glad to see you, Kate. Oh, che carino. Oscar, I've missed you so much. I say, this display of emotion is most unreasonable, Kate Walker. I do hope you don't plan such profusion every time I change bodies. It's just that I've been worrying about you. Where were you, Oscar? Well, the mechanical instinct of my host took me for a ride. All across town. It took me the whole night to tame it. And that's when I bumped into those little rascals. Yeah, lucky I was in the area, huh? Quite. So, Kate Walker, what has happened since we parted at the Balaton River? Maybe we should just sit down for a second, Oscar. This might take a while. Mazzo, appena detto. Ancora abbiamo trovato Oscar e bumba! Trovato Oscar. Devo provare con cose tipo milioni. Vediamo se adesso domani arrivano milioni. And that's when Demoiselle Lenny gave me the address of the music academy in this neighborhood. I see, Kate Walker. You must think I'm crazy, huh? Running after that girl Dana who must have died ages ago. Well, Kate Walker, you know I have difficulty understanding illogical thought patterns. But in the end, what I do understand is that you need to find her. Is that correct, Kate Walker? Yes, that is correct, Oscar. I'm glad you're taking it so well. I don't see any fundamental difference between crossing Europe in search of mammoths, traveling on ostriches in an irradiated zone, or following your double. These are not things an automaton such as I take into consideration. Any other thoughts, Oscar? Well, I guess I could ask you where we are heading, but truth be told, it doesn't really matter.
I will follow you wherever you lead, and for as long as you require my services, Kate Walker. That's what an automaton does. Thank you, Oscar. Oh dear, I hope you're not going to become physical, are you? No, I was just going to give you a pat on the back. I would rather you refrain from having such thoughts. I am not a dog, you know. Whatever next? Anyway, we'd better get going, Oscar. And you'd better keep out of sight. Oh dear, I don't suppose I have any choice. Beh, mo c'ha le gambe corte. Te l'hai messo in tasca? Meglio nella borsa. Osserva. I'm so glad he's back. Basta? Would you mind using a bigger bag in the future? Is it really necessary for me to be shut up in here, Kate Walker? Sorry, Oscar, but I don't want to run the risk of losing you again. Ecco qui, Oscar. Victims of the genocide committed by the fascists during the Second World War. Oh, so many deaths. I hope Dana made it through. Speriamo. Il fatto di avere quel carione in famiglia mi fa ben sperare. Ma il fatto che nessuno si ricordi di lei mi fa mal sperare. Vediamo un po' qui. Cemento? Iniziali? Eccole. Dana Rose. Tutto qua? Basta? Nice. Dobbiamo utilizzare introspection. Pensavo fosse qui, invece no. Quello abbiamo visto. Dovremo riattivare qui il meccanismo musicale. La signora voleva entrare dentro la pianta? C'è odore di enigma. Aspetta. Era visto qualcosa, no? Questa è la scuola di musica. Ok, quindi non dobbiamo andare lì. A causa della prossima informatizzazione dell'orchestra meccanica della piazza della musica, esorrente vietato suonare questo pianoforte fino a nuovo avviso. Mi devono toccare, ma se funziona, madonna mia, che voglia col toccare e smonta tutto. I don't think I'll be able to open it directly. E indirectly? I can't open it like this. It looks like it's been mechanically sealed. Strange. Strano. What? Prospezione neanche qui. Aspetta. Qua. No! Perché? Ah, risali qua? I only know Dana as a waitress at the refuge, and yet everything seems to fit with her here. Not hard to imagine her coming here to the Music Academy to study.
And who knows? Maybe Leon waited for her outside one day as a surprise after returning from his Baltayar expedition. GG. Possiamo entrare? Prima però ho visto che qui a destra c'era qualcosa vicino alla chiesa. No, devi scendere qui, dai. Chop chop. Qui. Wow. Pity I don't have time for some sightseeing. Bello, sì. Facciamo il giro della piazza. Ah, che bello sto pulmino. Sembra un pesce. No, non entrare. Osserva, osserva. That brand was everywhere in New York when I left. And now they've even got branches here. Starbucks. Guten Tag. Guten Tag, Fräulein. What can I do for you? Do you know anything about the Wagen Music Academy? It's the large building across the square there. It used to be quite renowned worldwide, actually. But not anymore? Well, from what I gather, hardly anyone studies there nowadays. I wouldn't be surprised if it were closed. Well, what happened? Budget cuts from the town council, I guess. The academy can't be very lucrative. I see. How come the square is so well known? Because of the mechanical orchestra there. Orchestra. It used to be quite the attraction. Every year, the academy's best student would play along with it. As did renowned musicians from around the world. Oh, that sounds intriguing. Is it scheduled to play today? I'm afraid not. Several years back, the town council discussed computerizing it. But the plan never went through, and no one has ever heard its music since. Adesso, i geni del comune. There are a lot of tourists on the square. Indeed. It attracts thousands of customers every year. A veritable boon for us retail shops. And for the people of the town, too? I wouldn't know about that. I live on the outskirts, as do most of the people. What with the rents being as high as they are here, you know? Thank you. I should go now. Auf Wiedersehen, Fräulein. Come back again. Okay. Regional manager. Possiamo infilarci con la zona privata? No. Ok. È stato veramente utile chiacchierare con lei, eh. Vediamo un po' quante volte ci fosse qualcosa nascosto. No. Looks like they've tried to blend all these new shops into the original facades. It doesn't make it any less a tourist trap, though. I salumi esposti così, belli. Comunque, Kate. Basta criticare, eh? Mamma mia. Questa continua a seguirci, eh?
Adesso, dentro la scuola di musica, vai. Vediamo un po' che tizi strani ci saranno. Addirittura con le travi di legno sulla finestra. Sembrava un fucile. Un oboe tirato qui, un clarinetto. Quello che costano. Un altro oboe. È la scuola di musica degli oboi. Wagen festeggia i 60 anni di liberazione con le celebrazioni per l'anniversario dell'Accademia di Musica, una cerimonia che ha attirato centinaia di persone. La liberazione ha scosso l'Ostertal e ha riportato la speranza nel mondo, ha detto il sindaco di Wagen in un discorso alla simbolica Accademia di Musica, dove ha decorato veterani e membri della resistenza, tra cui Mark Thomas, Jules Marcard e Yvonne Leclerc. Tuttavia il rettore dell'Accademia ha concluso una nota dolente dichiarando che il calo del numero di iscrizioni insieme alla continua diminuzione delle sovvenzioni comunali per un periodo di 2 decenni a causa delle politiche di austerità mantenute dai consigli comunali successivi hanno fatto precipitare l'Accademia in una grave crisi finanziaria. Ha avvertito che l'Accademia è sull'orlo del fallimento e ha affermato che la chiusura dell'Accademia è imminente. Il tributo di Wagen alla sua liberazione è stato l'ultimo di una serie di commemorazioni del 60° anniversario svolte nell'Ostertal, con l'obiettivo di ricordare i momenti critici che hanno portato alla capitolazione dell'ombra bruna e alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ok, anche qui già lo sapevamo. Avviso di sfratta, ai sensi dell'esposizione bla bla bla, il motivo di questo avviso di sfratta è il seguente: il mancato pagamento dell'affitto dovuto e dei corrispondenti arretrate richieste senza, vabbè, perché non pagano, non c'è nei soldi. Dobbiamo pagare tutto prima della scadenza. 15 ottobre 2005 alle ore 10:15. Wolfgang Schneider. All these letters. They look like letters of formal notice. They probably haven't been paying the bills for some time. Intanto la cultura è sempre la cosa meno importante, per cui, no? Chi se ne frega se chiudono i musei, se bruciamo i libri, se chiudiamo le scuole di musica. So that's the famous Wagen Music Academy? It's not what I was expecting. Possiamo suonare qui? Ispezioniamo. No, non c'è i numeri. Qui ci stanno i numeri. It looks like the rector is desperate to reduce the costs of running the academy. Guten Tag. What now? Eccolo. Simpatia, portami via. If you're from the council, you can come back when I'm not so busy. Oh, sorry, you startled me. So, now what do you want, council minion? I'm not from the council. I'm just a visitor here. I came because I was hoping to look at the file of a student from the 1930s. Oh. I'm sorry. It's just that I haven't time for digging up old files from 70 years ago. I have way too much to do here, you understand. I can tell you're a little overwhelmed. Where's the rest of the staff? Or maybe a student could show me. You are standing in front of the rector and the only employee of this academy. Oh, bene. My name is Maximilian Mahler. Mahler. And it falls upon me to manage everything on the premises. The maintenance, the archiving, and the lot before we close next month. So, if you don't mind. I'm very sorry to hear that the academy is closing, and I can see you're extremely busy, but I've come such a long way to see it. I'd be so grateful if you could locate it. It's really important to me. And so is this place important to me, too.
And I would love to hear the mechanical orchestra play one last time before the academy closes. But, alas, I can't, can I? Unless... Unless what? Well, you know. All right, then. So if I get the mechanical orchestra going, you'll get me that file, right? Oh, of course, Fraulein. Of course. Do this. Okay, I'll give it a try. Believe it or not, I have seen mechanisms like the one on the square before. Well, in that case, I promise to give you the file in return for your services. Thanks. But I must warn you that the square has undergone some transformations over the years, and some parts of the mechanism may be difficult to get to. Don't worry, I'll make myself thin and slide between the cracks. You'll find some of them scattered around the square, and some of the others you'll find in the clock tower. Now, if you'll excuse me for a second. What are you... Now, what is the name of that student you're interested in? Rose. Dana Rose. And what were the years she attended our illustrious academy? In the 30s. 1937, to be precise. Oh. And here it is. And here you will find the annual inspection reports of the mechanisms by Frau Beckmann. Frau Beckmann? She was the rectoress of the academy during the years you spoke of. These are from 1937. You see, I have a marvelous memory regarding archives. This is why I have chosen Frau Beckmann's, because there's something in here regarding that Edna Drose you spoke of. Dana Rose. Edna. You will also find some sheet music with annotations. This is the Hymn of Wagen, which you must play on the piano on the square in order to activate the orchestra of automatons. Once you have fixed the mechanisms, of course. All right, then. Here you go. What are you waiting for? Ok, vediamo un po'. L'inno di Wagen. This sheet music corresponds to the piano part for the Hymn of Wagen. Someone's added annotations. They could help me play the hymn on the piano on the square, like the rector asked me to. Sì, ah, vuole. Ok, questo lo dovremo usare sicuramente. I wonder what it's supposed to represent. The report that the rectoress of the academy filled in with the help of Dana back in the 30s. According to the present rector, I should find all the information I need to repair the mechanisms on the square. Che indica questo qua su, questa a sinistra, questa a destra, dove sta? Boh. Music Academy Inspection Report, October 12, 1937. Today, I was due to inspect the musical mechanisms that enable students to give a public display of their talent and enable us to showcase the quality of our teaching to the people of our beautiful town. Like every year, I needed a volunteer from our students to help me during the inspection. And this year's choice was obvious. Dana Rose. I'm fine, really. Well, you're looking off color, darling, and on edge. No, it's just that... It's just that I haven't heard from Leon since he left with the Origin expedition from Kantar. And also, I... Well, we've got company. E sono anche incinta. Later, Dana, darling. Meantime, be good and stay safe. You too, Yunta. Is everything all right?
You look under the weather. Vedrete. We don't want one of our best and brightest to fall ill now, do we? Thank you for asking, Frau Beckmann, but I'm just a little tired, that's all. And who was that lady? Just a friend. I met this summer. Ma un pacchetto d'affari tua? You do keep some surprising company, Fraulein Rose. Anyway. Perché? I have something for you that will take your mind off things. Oh? Would it interest you to see the mechanisms that enabled you to perform so brilliantly here last spring? No. That would be wonderful. Good. Come and join me at the kiosk when you have a moment. But don't be too long, though. Sì, sì, mi sa che è incinta. Mi sa che aspetta un bimbo. O una bimba. Facciamo un giretto dalla piazza. Non abbiamo missioni secondarie, per cui... C'è un signore. Parliamo con lo sconosciuto che sta giocando con gli scoiattoli. Hello. Today, me and my colleagues are carrying out maintenance on the mechanical orchestra. Hello. Scozzese. Ok, un pezzo è qui. Che bella porta. Bellissima. The maintenance room of the academy. Frau Beckmann forbids us from entering. Frau Blücher. No, no, qui. Not the most enjoyable day of the year, but someone's got to do it. Quanti enigmi tutti insieme. Come and see, Fraulein. Incredible. Isn't it just? You see these flags? Each mechanism housing for each musical automaton on the square is represented by one of these flags. Fascinating. Today is the day they are being serviced. Each mechanism has been inspected by an academy maintenance man. In theory, they're all functional. But if you like, you can go and see these maintenance men on my behalf and fetch back their respective reports. You would be doing me a big favor, as I have to inspect the piano in the kiosk. And also, it will give you a chance to take a peek at each of the automaton mechanisms. Thank you. I'd be delighted. Now, take this. You'll need it to open the maintenance room that leads to the most impressive mechanism of all, that of the clock tower. Thank you, Frau Beckmann. Do you have any questions before you go? Do you know who built the mechanical orchestra? My father told me it didn't exist when he was young. They were built by a strange young French inventor by the name of Vorarlberg some years ago. From what I heard, he was visiting Wagen while en route to the east, just after the huge fire that destroyed the town. He was moved by the legend of Vera Schönberg, that virtuoso who died in the fire. So he offered his talents to rebuild the city and create the mechanical orchestra. When the mechanical orchestra played along with me last spring, it was incredible. But how does it manage to play at the same tempo as the piano? It was almost like in a dream. Oh, it wasn't dream work, Fraulein, but clockwork. The piano is connected to the mechanism that you are going to inspect, and the hymn of Wagen played on the keys. That's what sets the rhythm and the intensity of the performance.
And that's what triggers everything else. What happened to Vera Schönberg? My mother always says it's the saddest story. And she's right. You probably know that Vera Schönberg was Wagen's most famous musician at the beginning of the century. But her legend was truly born the night she performed a cello concerto, right here on the square. It was also the night of the worst fire in Wagen's modern history. And Frau Schönberg, she died in the fire, right? She did. As well as all the other musicians. Mamma and mia. The entire audience. They were surrounded by flames, trapped on this square. How dreadful. Dreadful indeed. But according to the legend, Vera Schönberg kept playing Wagen's hymn until the very end. She understood they were all doomed to die, and her music brought them peace of mind during their last moments. This automaton you played with last spring was created in her image as a final tribute. I had no idea. Well, now you know all about the legend of Vera Schönberg. Was there something else, Fräulein Rose? I'll go and see the maintenance team. Good. Thank you, Fräulein. According to Frau Beckmann, it opens the maintenance room just next to the clock tower. Okay. Siamo con lui. So you're the one Frau Beckmann sent, are you? Well, you can tell her there's no problem with this automaton. Just needs cleaning up and a bit of oiling. Have a gander at the mechanism if you like. E vediamo il meccanismo. Ok. Sarà 6428. Allora. Quindi questo dovrebbe essere così, no? Se ci prendiamo un appuntino, la A sta lassù, la C sta qua, la G sta qui e la D sta qui. The maintenance man said it was functional. I shouldn't touch it. Ecco, quindi così è come funziona. Per cui, se io adesso torno qui con Kate. Looks like the rector was right, Oscar. I should be able to find the mechanisms he wants me to repair by following the circuit Dana described in the report. They would still need to be accessible to us today, Kate Walker. Glad to see you haven't lost any of your legendary optimism, my dear Oscar. Non possiamo parlare con lui, per cui sarà dopo. A parte che ci racconterà qualche altro aneddoto triste sicuramente, perché qui tutti degli allegroni. Allora iniziamo da qui. No, qua. Ok. Era 6428, no?
No? Allora sarà così. 6 4 2 8. Ehi, come no? Ah, ovvio. 6, 4, 2, 8. Quindi quello che è opposto. Ok. Quindi questo è un cerchio. Allora, qua dietro deve diventare 6, 4, 2, 8. Ah, non ce la fa vedere da qui, vero? Ah, c'è introspezione? No, 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 non andare via. Ok. Allora, aspetta un attimo, rifammi vedere qui. Allora, tra l'altro mi sono reso conto che possiamo muovere la visuale. Io stavo prendendo questo codice, immaginando che calcolo dovessi fare, ma è sempre la soluzione più semplice. Cioè, posso muovere la visuale così. 1, 9, 7, 8. Quindi, 1, 9, 7, 8. 1, 9, 7, 3. Inspiegabilmente era 3. Scusa, non era 8. Ah no, era 3. Ok, sembrava 3, è giusto così, ok. Bene. E qui invece dobbiamo metterlo. Allora, vediamo un po' com'era. Allora, qui. Questo così non si muove. No, questo qua solo voglio muovere. Something's wrong. Sì, un attimo, prima voglio vedere come funziona sto coso. Questo è bloccato. Bloccato. No. C'è altro che posso toccare qui? No, quindi è tutto così. Ok, ah. Yeah. Mm-hmm. E ora lo tira giù. Così. Ok. Capito. Quindi dobbiamo tirarlo tutto giù. Ancora. Immagino sia così. Capito. Credo. Il problema è che questo. Allora, se io faccio così, posso andare questo giù. Questo su. Ok. Questo. G. Questo è rotto purtroppo. Devo trovare il pezzetto che va qui. Questo era C. Intanto mettiamo C.
mettiamo su. Ok, posso arrivarci con questo. Sì, lo so, lo so. Vai così. Questo sì. Questo sì. E dovremmo esserci. C, G, D. Ah, ok. Olè! Uno. Well played, Kate Walker. You seem to be on the right track to successfully completing the service the Rector asked of you. Thanks, Oscar. But I still have to find the other mechanisms. Perfetto. Allora, torniamo da Dana. Andiamo qui. Part of the mechanism was damaged, but I changed it. You can tell Frau Beckmann everything's in order now. Ispezioniamo. Ecco, a cosa ci serviva quel foglio di carta che abbiamo trovato? This looks complex. Abbastanza. Allora. Questo. Wow, I would hate to be the one who must tune this. Yeah. Funziona. It work, huh? C'è il furgone davanti. I don't believe it. Because of that van, I can't get to the mechanism. Ok, dobbiamo chiamarlo al telefono. I have to find a way to move it. 5, 1, 2, 3, 8, 8, 8, 3, 2, 1. Sì. Ecco, a cosa serviva il telefono? Dietrich, guten Tag. Hello, excuse me, but your van's parked on the square and it's blocking the way. Would you mind moving it? Oh, sorry about that. I'm with a client nearby. I'll move it right away. Thank you. Quanta educazione. Se ne va il pesce mobile. Dai, su, rapidina. Ah, c'è un simpatico codice anche qui. Bene.
Ok, questo è l'esterno, quindi dobbiamo riprendere quello che abbiamo visto prima. Quindi è l'opposto di 4, 2, 5, 3. Quindi devo incrociare i numeri come nell'altra porta. Quindi dovrebbe essere 9, 7, 0, 8. Vediamo. 9, 7, 0, 8. Sì. Ok. E adesso qua dobbiamo vedere questi cilindrelli. Usa ispezione, ispeziono. Iniziamo da qua. Ok. Meno male abbiamo la tecnologia che ci permette di fare le foto. Questo qui è sbagliato. Qui dovrebbero essere questi. Ah, ok, così, quindi. No. Attenzione, questo va qua. Questo lo rimettiamo qui. Questo va bene così. Ok, questo dovrebbe essere a posto. Adesso quest'altro. Allora, 3, 2. Ok, questo è differente. No, no, no. Ok, questo è così. Ah, questo. Bene, funziona anche così. Questo va bene, questo è chiuso. Ok, dovrebbe essere tutto perfetto. E che dobbiamo usare? Questo. There's no air flowing through. I must have missed something. Che ho dimenticato? C'è altro da toccare? Ok, era tutto a posto. Ho visto che c'era un'altra cosa da analizzare praticamente. Che è questo micro... questa micro levetta. Ah, signore. It's locked. È chiusa. It's locked. E quindi... Ok, adesso dovrebbe funzionare, no? Banana. Ok, quindi adesso dovrebbe essere tutto a posto. Yes. Half done. Let's see what's next. Bene, ma vedremo ciò che manca nel prossimo video, perché oggi siamo andati avanti abbastanza. Come sempre vi ricordo che qui sotto potete lasciarmi un commento, mettere like al video e iscrivervi al canale. E come sempre io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!